Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati ad aprire una nuova settimana con Si Gonfia Rete, con un Napoli che prosegue nella sua ottima chiusura di questa stagione, è arrivata un'altra vittoria, è arrivato il saluto nel migliore dei modi a Lorenzo Insigne, adesso è tutto sempre più apparecchiato verso un futuro che a questo punto tutto da scrivere, che vogliamo anche provare a scrivere insieme a voi, anticipandone le mosse, le scelte, e anche perché mi sembra nelle parole dei protagonisti, caro Raffaele Auriemma, ti do il mio buongiorno, a questo futuro si pensa già e ci sono già, secondo me, determinate condizioni nella testa, soprattutto nel tecnico, per come questo futuro deve essere scritto. Ciao Raff. Ciao Andrea, questo è il tema oggi. Anche perché dopo la partita di ieri a me è piaciuta la conferenza stampa di Spalletti, stavolta perché lui ha ammesso di avere delle responsabilità, quindi ha fatto mea culpa sia per certe considerazioni nelle conferenze stampa, ha detto ho fatto un po' il bischero in queste conferenze stampa, poi ha aggiunto che qualche errore lo ha commesso anche lui nel non vincere il campionato, quindi credo che questa sia la base principale, altrimenti se si fosse cominciata la stagione così come sembrava Spalletti volesse fare, cioè contro tutto e contro tutti, sfruculiando De Laurentiis, attaccando i tifosi, attaccando i giornalisti, comportandosi in maniera non garbata anche nei confronti di qualche persona in conferenza stampa, invece ieri ha rimesso le cose a posto e non dubitavo che fosse così, perché io lo considero, oltre a essere uno dei migliori allenatori in circolazione, anche una persona intelligente ed educata. Però mi rendo conto che di fronte ad un'opportunità sciupata in quel modo, no? Sciupata in quel modo, ci può stare che Spalletti abbia avuto delle reazioni poco in linea con il suo personaggio. Questo qui che c'ha il numero 17 della tombola, Raffaele, hai già iniziato a inveire contro Spalletti. Io veramente, guardi, io resto veramente sbigottito. Ma secondo me ci vuole il traduttore per queste persone. Quando uno parla in italiano non capiscono, servirebbe il traduttore automatico per spiegargli uno cosa dice, perché quando uno non capisce tu dici una cosa che non è completamente a favore di qualcuno, stai contro questo, stai inveendo contro questo, ne dici un'altra positiva per qualcun altro, allora stai con questo qua. Ma vi volete elevare un pochino? Eppure noi vi facciamo scuola tutti i giorni, da Gianni Simioli a noi e poi Marte Sport Live, vi facciamo scuola in maniera coerente, diciamo le cose. Qui non stiamo a strombazzare nulla, né pro e né contro, proviamo a fare scuola. Qualcuno lo capisce, qualcun altro purtroppo no. Che vuoi fare, caro Andrea Falco? Vabbè, ma probabilmente era un commento a prescindere, anche perché tu hai parlato poco fa proprio di come ti sia piaciuta la conferenza di Spalletti. A me è piaciuto molto anche proprio l'aspetto che tu hai evidenziato, Raffaele, cioè, nell'azione di UCB Tutto Sport. Sì. Cioè quello relativo alla chiarezza che Spalletti in un certo senso ha chiesto alla proprietà nei confronti dei tifosi, perché adesso chiunque avrà le sue responsabilità, però Spalletti ha ragione, perché si è creato un clima che, per quanto ci sia stata la delusione ed è legittima questa delusione, eccessivamente aspro per il tipo di stagione che il Napoli poi alla fin dei conti ha fatto, e lui ha capito benissimo, da uomo di calcio esperto e navigato qual è, che così è un casotto, cioè che si va verso qualsiasi cosa che non sia lo scudetto sarebbe un disastro, e allora la società deve anche tutelare, secondo me, l'allenatore nella comunicazione con i tifosi, e torniamo sempre a quello che abbiamo detto anche altre volte. Sì, lo ribadiamo, perché io fortunatamente, sai, tutte le cose che dico sono registrate e scritte, quelle che dico io, poi quelle che interpretano gli altri è un altro problema. Ma come ben ricorderai, io ho sempre detto, sia a questi microfoni, sia a Tiki Taka, un po' dovunque, che per me le favorite per lo scudetto sarebbero state il Napoli e il Milan. Ma perché lo dicevo? Perché sapevo che il Napoli poteva avere lo stesso rendimento di Gattuso, magari migliorandosi anche un pochino,
mentre l'Inter bisognava capire che cosa fosse del dopo Conte e Lukaku, mentre le altre sapevamo che comunque l'Atalanta sarebbe calata con Mourinho, la Roma non avrebbe avuto grandissimi riscontri nel primo anno e la Lazio con Sarri non era una formazione attrezzata. Ho sempre detto questo, prima fila Milan e Napoli con l'Inter punto interrogativo. Lo scudetto per me lo vincerà il Milan, e se il Napoli non sta a contenderlo al Milan a pari punti alla penultima giornata è colpa solo del Napoli, quindi sì. Per questa ragione diciamo che il riscontro c'è stato, ma ora per la prossima stagione con quello che noi leggiamo, sentiamo e capiamo che ci sarà ridimensionamento perché il monte ingaggi va ridotto fino a 75-80 milioni, non sarà più la stessa squadra di quest'anno, per cui io mi sono speso e tanti altri come la possibilità di vincere lo scudetto. Abbiamo... Sì, metto soltanto un cappello a quello che dicevi, vincerà il Milan, vincerà la squadra, l'unica delle tre che aveva un allenatore seduto da più di una stagione su quella panchina. Questo deve essere secondo me da monito per capire che anche se non sono tutte rose e fiori, neanche con Pioli furono subito tutte rose e fiori, la continuità di un progetto alla lunga fa la differenza. E se vogliamo anche il Milan si è un po' ridimensionato, in che senso, Raff? Che l'anno scorso, due anni fa, puntava quasi tutto su Ibrahimovic e quest'anno non l'ha mai avuto di fatti, quindi anche lì è come se ci fosse stato un ridimensionamento nella squadra, ma è cresciuta la squadra, è quello che fa poi la differenza. È cresciuta la squadra con le alternative ai titolari, perché se tu pensi che il Milan aveva come titolari centrali Kier e Romagnoli, erano i due titolari, e non li ha avuti per tutta la stagione e sono esplosi Tomori e Kalulu, vuol dire che il Milan aveva capito anche come sostituirli, un po' come ha fatto il Napoli, che aveva le alternative giuste a quelli che non c'erano, e si è dimostrato nel mese di gennaio, quando le assenze erano numerosissime, che il Napoli era la squadra che aveva fatto più punti. Jack al telefono e poi ci fermiamo. Ciao Raffaele. Ciao. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Raffaele, sono velocissimo, ti chiamo solo per ringraziare te personalmente, perché sei un giornalista che ha le palle, oltre che essere un grande professionista, perché lo sei da 30 anni. Ti volevo ringraziare perché non, quando c'è da dire qualcosa la dici direttamente, senza preoccuparti di essere simpatico o meno simpatico all'interno della società Calcio Napoli. Grazie, arrivederci. Che bello, io ringrazio Jack, anche perché credimi Andrea, è una telefonata spontanea, non è come quelle cose finte che sentiamo, per esempio Tony Molà. Voglio un po' di applausi, c'è qualcuno che mi fa degli applausi? C'è qualcuno? Ah, vedi? Ah, bravo, bravo Tony. È così spontaneo, così come i fischi che sentivamo ieri allo stadio Maradona quando c'erano le contestazioni a De Laurentiis, i fischi registrati, che meraviglia. Perfetto, dai. Beh, quindi vuoi dirmi che questo applauso non c'era davvero qualcuno nello studio che te l'ha fatto? No, non c'era nessuno nel tuo studio, caro Andrea, non c'era nessuno. Lo ammetto. Vabbè. È tutta una finzione, un po' come i fischi che ieri sentivamo quando partivano i cori contro De Laurentiis. Dai, che stiamo arrivando. Fermiamoci, dai, che è meglio, fermiamoci qualche istante e poi iniziamo con i nostri ospiti e con la vostra voce 081 636363 per intervenire in diretta. Tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Eccoci qua, siamo tornati in diretta. C'è un amico tra i tanti che ci scrive. Raffaele, buongiorno, scusate l'ignoranza, in che senso i fischi erano finti? Sono partiti dalle casse dello stadio? Sì, pare proprio di sì. Lo hanno segnalato in tanti, anche con dei video. Sì, per cui... non è la prima volta, però io mi ricordo questa cosa venne già denunciata tempo fa, mi ricordo di averla sentita anche una volta che ero allo stadio personalmente, perché poi si distinguevano da quelli in real audio, diciamo così. Sì, cioè, ci sono state diverse segnalazioni, io non ero allo stadio, ma penso che non se lo siano inventati, ecco. No, penso proprio di no. Chissà quanti fischi
avrebbe dovuto ricevere questo signore qua, invece gli facevano gli applausi finti. Salvatore Bagni, pensa buongiorno. Pensati, applausi pure. Finti che pensavo fossero veri, e però ero contento lo stesso, io pensavo in modo diverso. Però mi permetti di dire una cosa, tu che lo conosci molto bene quanto noi, il presidente De Laurentiis. Sì. Ma questo escamotage, che è simpatico, no? È teatrale, cinematografico, quale lui sa essere, non ti dà ancora una volta il senso di una persona che è proprio refrattaria alle critiche, alle accuse, cioè non ce la fa proprio a sentire qualcosa contro di lui? È così, no? Mi sembra che lì ce ne sia più di uno che sia refrattario. Anche Spalletti, però almeno Spalletti ieri ha fatto mea culpa Spalletti in conferenza stampa. Mi certo, è piaciuto poi questo. Ha detto che è un disastro l'anno, un po' di no, ma ha detto forzata. Ho fatto il bischero in conferenza, non abbiamo vinto perché ho sbagliato pure io. Cioè, era quello che ci aspettavamo dicesse. Ma è giusto, perché in queste situazioni è refrattario, ovviamente, tornando alle cose prima, certo, il presidente, le critiche ovviamente non gli piacciono, perché in cuor suo, secondo me, sa che abbiamo perso una grande occasione, ma difende il proprio operato, come ha fatto fino a un certo punto anche Spalletti. Sì, perché all'inizio io non ho letto che erano le 7 squadre che erano superiori a noi, quello non l'ho letto. Perciò ognuno difende il proprio lavoro, però poi la gente non è stupida, la gente valuta. Scusa, i tifosi sono scontenti, c'è stata qualche contestazione, qualche striscione, vuol dire che la gente sta pensando come la stiamo pensando voi giornalisti, io ho detto al lavoro, tifoso, metti quello che vuoi, la stiamo pensando allo stesso modo, che è stato un anno discreto, ma poteva essere molto migliore, tutto qua. Bisogna invece in certi momenti accettare le critiche, valutare il perché di certe situazioni, e invece non è l'unica società al Napoli, anche altre situazioni non vogliono sentirle, non vogliono ascoltarle, non vogliono accettarle. Invece bisogna valutare a freddo, io penso che lo facciano, però magari non in pubblico, non vogliono accettare le critiche che vengono dall'esterno, dai giornalisti, come dice qualcuno, dai tifosi, ma ci sta, siamo delusi, punto. È così, e purtroppo è la verità. Salvatore Bagni ha fatto una fotografia di quanto accaduto, e purtroppo io mi sento di dover assegnare, ma ci sta, no? Noi facciamo delle considerazioni, le responsabilità tra allenatore e squadra, perché la squadra comunque era forte, Salvatore. Il Napoli è venuto meno quando la squadra era al completo, è questo che ha lasciato perplessi e ci fa propendere per qualche responsabilità all'allenatore. Ma dargli responsabilità, Salvatore, non significa condannarlo a morte. Stiamo facendo una valutazione che lui stesso ieri ha ammesso che è così, che ha sbagliato pure lui. Caspita, le responsabilità le abbiamo avute, le critiche le abbiamo dovute accettare, poi noi ci abbiamo messo la faccia, ci siamo esposti, però è giusto accettarle quando perdi qualcosa che ti sembra molto vicino. Non c'è nulla di male ad accettarle queste. È ovvio che noi, se vince il Milan, lo ripeto, basterebbe vedere la valutazione, il Milan se non compattato, perché io ho detto tante volte che vinceva le partite 1-0, poi le difendeva con le unghie, era una squadra che non segnava tanto, però nel momento topico della stagione è venuto fuori il carattere di questa squadra, perché se tu valuti solo le ultime due partite con la Fiorentina e quella di ieri, due partite toste, non due partite regali, due partite toste che sono state lì con la testa, con la concentrazione, con la cattiveria, e le hanno portate a casa, e forse vinceranno il campionato. Dovranno fare uno sforzo enorme, perché adesso è una pressione che hanno avuto nelle ultime tre partite, perché avendo un calendario diverso e più difficile di quello dell'Inter, che ha buttato via il campionato se lo dovesse perdere, però sono dovuti stare lì e lottare ogni partita per i tre punti, non per accontentarsi. La differenza sta proprio lì, la differenza è stata lì.
ce lo devono concedere, sì, che noi non critichiamo, noi amiamo quella maglia, però proprio per il bene che gli vogliamo dobbiamo puntualizzare al nostro vedere e al nostro pensare che qualcosa non sia andato per il verso giusto. Certo. Sì, tra l'altro poi il Milan, lo evidenziamo, a 7-8 giornate dalla fine aveva anche il calendario sulla carta più difficile, quindi hanno fatto davvero uno sforzo importantissimo. Salva, ma quando Spalletti dice ci è mancata solo un po' di forza, cos'è questa forza? Cioè, da dove la prendi? Ma io sai che a scuola avevo stato bocciato 2-3 volte nell'elementare, l'enigma non l'ho mai risolto io, l'enigma. Cioè, ci fosse più chiarezza, forza di che, forza interiore. Io voglio pensare quello che ho pensato anch'io, forse, sì, forse sbagliando. No, no, ma una Salvatore, forza... lui si riferisce ad una squadra che abbia più muscoli, che abbia più, vedi, quando dice certe partite ti prendono a pallate, ti danno addosso, come ha fatto anche il Genova ieri nei primi 20 minuti, il Napoli non ha una reattività organica tale da potersi permettere di contrastare. Perché il Napoli va in difficoltà contro le squadre come l'Atalanta, il Verona, il Torino? E questa è la ragione, che sono squadre fisiche. Il Milan ha vinto perché ha preso calciatori rapidi e fisici, soprattutto alternativi ai titolari come Kalulu e Tomori, Theo Hernandez, sì, che è il più veloce d'Europa. Questo è il calcio di oggi. Non può... lo so, però noi abbiamo costruito gli ultimi anni della nostro schema, della nostra formazione in un modo diverso. Ovviamente l'anno scorso non era possibile perché è entrato solo a guisa fisico, ma il nostro schema, il nostro modo di giocare passa attraverso, o è passato attraverso, la rapidità, la tecnica, la velocità, le giocate di prima. Questo è passato. Dopo, se uno vuole stravolgere, forse in questo caso ha ragione, forse in questo caso, perché vedremo la controprova, perché questa squadra, ripeto, perde meriti in un ambito campionato ed era una squadra leggera, su questo sì, però una squadra leggera in certi momenti o hanno sopravvento quelli fisici che giocano uno contro uno, o hanno sopravvento quelli piccoli che non te la fa mai vedere perché sono difficili da marcare. Bisogna vedere dove sta la verità. È ovvio che lui ha il suo modo di pensare, perciò vorrebbe una squadra più fisica, va bene, allora incomincia a prendere, ha già preso giocatori che sono più fisici, perché se sono arrivati un terzino sinistro, forse arriverà un esterno attacco, sono più fisici di quelli che erano in rosa, certo, quello ci sta. Allora costruirà il suo pensiero, il suo gioco attraverso la fisicità, ci sta, vedremo se questo modo di pensare andrà per il verso giusto, perciò potersi farcelo. Però abbiamo visto già come Anghissà ti ha dato qualcosa in più, Salva, quest'anno, no? E ieri è tornato ai livelli, per esempio, l'ho visto sui livelli inizio stagione. Straordinario. È sempre stato questo, purtroppo, poi Anghissà. Non l'abbiamo visto poco così Anghissà quest'anno. Esatto. Fino alla partita con l'Inter, poi si è infortunato, è andato in Coppa d'Africa e non è tornato più quello di prima. Però quei giocatori in condizione ti fanno la differenza, oggettivamente. No, io capisco, fa tutto non bene, benissimo, Anguissà, è ovvio che quando è in condizione è ovvio che da riscattare 15 milioni regalato, cioè da riscattare un giocatore che sarà utilissimo, però quella rosa è fatta più di giocatori un po' più, a parte qualcuno anche in difesa, ma da centrocampi in avanti, che hanno un'altezza relativa. È un modo di giocare diverso. Poi se li vuoi tutti 1,85 in su, è così, magari non saranno così rapidi e non si vedrà così un gran bel calcio come abbiamo visto anche quest'anno, perché poi o vai da una parte o vai dall'altra, anche se Anguissà, ripeto, coi piedi li muove bene, è tecnico e tutto il resto e fa bene, ma non sono tutti così quelli che sono da 1,85 in avanti. Poi la fisicità l'hai avuta, avevi Petagna. Petagna è la fisicità, se volevi la fisicità avevi Osimhen, Petagna là davanti. Ma gli esterni, per me, per il mio modo di pensare, perché più di un giocatore a centrocampo fisico che è Anguissà, è ovvio, puoi prendere un altro che possa sopperire quando lui non c'è o giocare quando c'è, ma se c'hai Lobotka, se giocherai a due, altro sta come Lobotka, certo. È quello il discorso. Allora gli esterni io li preferisco come il Politano, come gli Insigne, come Lozano, al mio modo di vedere. Poi esatto, ognuno vede al modo proprio.
Vabbè, Salvatore, per chiudere ti volevo fare una domanda che mo mi è sfuggita, però sì, adesso al Napoli rispetto a quello dell'anno scorso ora sono a pari punti, no? Una giornata dal termine hanno gli stessi punti. Poi il Napoli dell'anno scorso, l'ultima giornata, e chi se lo dimentica, fece il pareggio con il Verona. Io penso che Spalletti, anche per dimostrare che ha dato qualcosa in più di Gattuso, proverà a vincere alla Spezia. Ma, no. Ma noi l'abbiamo detto, no, guarda, io dico sempre noi perché però abbiamo detto dopo Empoli vedrai che scariche di tensione, di responsabilità, vinceranno tutte e quattro partite. Beh, tre le hanno vinte relativamente facilmente, perciò siamo sulla buona strada. Vedremo, sì, penserà di vincere il fattore quello che aveva fatto Gattuso. E vorrei dire anche a Luciano, lo chiamo Luciano, Spalletti, ha messo la Juve prima di noi l'anno scorso, forse si dimentica che la Juventus gli abbiamo regalato il quarto posto, ha vinto una partita con l'Inter con rigore di Quadrado, sì, sì. E doveva anche l'anno scorso essere dietro di noi. Non capisco perché doveva essere davanti a noi con una squadra nettamente inferiore a noi. Ecco, quando uno difende il suo lavoro, giusto, sì. Però la realtà è un'altra. Non bisogna accentuare i propri meriti quando ci sono stati, ma non totali, non al 100%. E questo è il mio pensiero. Ed è un amico, prenderesti Tamese per il Napoli? Lo prendiamo dall'Olanda o lo prendiamo dalla Verona? No, io lo prenderei, è un buon giocatore, ripeto, faccio fatica, mi sono sbagliato su Rahmani, perciò richiedo scusa a Rahmani, che ovviamente sarà un titolare del Napoli del futuro. Tamese è un ottimo giocatore perché ha fisicità e tecnica, ci sta, ma da fare la riserva, perché è sempre un centrocampo a due quello, sì, rimarrà sempre un centrocampo quindi a due. Quindi l'anno prossimo tu vedi Lobotka e Anguissà. Se rimane Spalletti come rimane, certo. E Lobotka gioca e Anguissà gioca, e non vedo nient'altro io. Sono d'accordo con te. Questo è. Salvatore, il resto lo diremo domani sera a Tele A, come al solito. Beh, sarà un piacere non solo sentirvi, ma anche vedervi. Grazie, ciao a voi, ciao ragazzi. Ciao Salva, buona giornata a te. Dobbiamo fermarci dopo aver salutato Salvatore Bagni, ritorniamo tra pochissimo. Ricordo 0816 36 363 per intervenire in diretta, tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. 0816 36 63 63 per intervenire in diretta, 339 666 9990, messaggi scritti e vocali, sentiamone qualcuno. Buongiorno Pipe, Sosso d'Azzano. Ciao, buongiorno Sosso, Andrea. Raffaele, sempre Forza Napoli. Raffaele, solo una cortesia, se possibile, se vuoi fare un auguro particolare a mio figlio Diego, che domani mattina si deve operare al polso perché si è spezzato il polso. Accidenti. E domani c'è l'operazione. È un tuo fan sfegatato e se gli può fare un grandissimo augurio al grande Diego Saviano. Ciao Pipe, forza Napoli e forza Andrea e forza il grande Pipe. Ovviamente non possiamo esimerci da questa richiesta, un abbraccio fortissimo a Diego Saviano, non tu perché hai il polso che non sta bene, te lo facciamo noi e ti vogliamo ritrovare informissima quanto prima. Ciao Diego, vai così, tieni duro. Antonio al telefono. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Raffaele, per prima cosa non c'è bisogno che ribadisca, ci siamo già sentiti in altre telefonate, io sono cresciuto con le tue telecronache e non auguro a te, ma auguro a tutti noi tifosi del Napoli di poter presto giocare delle tue telecronache, perché le tue presentazioni erano degne dell'ingresso dei gladiatori nel Colosseo, quindi veramente un peccato. Grazie. Ti seguo molto anche sulle dirette social e ho un'idea di quella che è la tua idea, sì. La mia personale è quella che per fare quel passo in avanti che serve al Napoli purtroppo bisogna
mutare, o per fortuna bisogna mutare l'assetto societario. Per fare questo con l'attuale società credo sia impossibile, almeno che non si inseriscano dei filtri proprio a livello gerarchico all'interno dell'azienda che possano dare quella solidità nel corso del tempo di creare le condizioni giuste per fare quel passo in avanti, che non può essere il presidente che si arrabbia all'improvviso durante una stagione per delle partite che vanno perse. È un percorso che va fatto per fare quel passo in avanti. Io conosco bene quello che è il tuo pensiero. Una volta dicesti durante una diretta che in una fazione particolare storica saresti andato a Pompei a piedi. Io senza dire il motivo, io quale sarebbe stato questo motivo, io penso di averlo capito e sono d'accordissimo con te. Quindi anche spero tu, quindi? Assolutamente, mi aggregherò nell'eventualità questo dovesse succedere. Io lo farò davvero, Antonio, che pensi? Che non lo farò dovesse verificarsi quell'eventualità? Io speriamo si possa verificare presto, perché altrimenti rimarremo così, sempre tra il terzo e secondo posto. Io ho la sensazione che se si dovesse verificare non sarà oltre la metà del prossimo campionato. È una mia sensazione. Ce l'auguriamo. Non tolgo altro tempo agli altri, è sempre un onore parlare con te, ti auguro una buona giornata. Ringrazio molto, è un piacere parlare con le persone come Antonio, ma non perché esprime delle valutazioni positive nei nostri confronti, caro Andrea. Noi possiamo e siamo ben accetti di ricevere le critiche, ma fatte con questi toni, non con quelli che ogni tanto ci scrivete, voi così. Ma perché ci state a sentire? E state sempre qua. Quindi vuol dire che se ci ascoltate, che tutto sommato vi piace sentirci, anche se non siete d'accordo con noi, solo che non essendo noi d'accordo con voi, ci dovete attaccare. Questa è una cosa. Questo è un degrado umano che non accetto. Perché assolutamente. Tu puoi essere tranquillamente contro di me, me lo dici con il tono che ha usato Antonio, e io accetto quello che dici. Non è che devo essere per forza dalla tua parte. Allora, buongiorno, troppo semplice per Spalletti dopo aver fallito chiedere scusa, scrive Gino. No, ma è giusto chiedere scusa. Se uno sbaglia, basta che chiede scusa, non è che dobbiamo condannarlo a morte. Se uno sbaglia, sbaglia. È brutto, era brutto quando lui puntava il dito altrove. E fortunatamente nella conferenza stampa post partita di ieri è stato molto sereno, lucido e razionale. Al telefono chi abbiamo adesso? Gigi. Buongiorno carissimo Rimba. Ciao. È la prima volta che siamo qui, ti faccio i complimenti, ti sono trascorso. Allora, è la prima volta che siamo qui, avevo piacere e bisogno di chiamare voi. Due cose vorrei dire. Intanto io non sono, per la mia vita, non sono d'accordo per la riconferma di Spalletti, perché a me personalmente durante l'anno, durante il corso dell'anno, non mi è piaciuto alcune cose che ha fatto. All'inizio sembrava che prendeva tutte le sostituzioni, alla fine non ne ha beccata una. Non mi è piaciuto l'atteggiamento, è preciso l'atteggiamento dei calciatori in alcune partite che erano dimessi, questo è il mio pensiero. E poi volevi, se ci riesci, di dire al presidente, ha fatto 30, facesse pure 31, acquistasse il centro paradiso, lo facesse diventare davvero la nostra spiaggeria, il nostro centro principale. Ci tengo tanto per i ragazzi di Napoli e per i nostri ragazzi proprio, se è possibile ovviamente, perché è un peccato vedere solo così abbandonato, dovrebbe essere il nostro più dell'occhiello per il calcio Napoli. Guarda, la richiesta l'hai fatta tu, hai fatto bene a farlo, perché piacerebbe anche a me se il Napoli tornasse in possesso di un luogo storico dove si sono costruiti gli scudetti, la Coppa UEFA e tanti risultati importanti dove si è allenato Maradona. Quindi per me avrebbe un significato che va oltre quello strettamente tecnico di allevare i giovani. E per il resto io mi sento di essere d'accordo con Gigi, per carità, ha espresso una sua considerazione, però Gigi, voglio anche farti notare una cosa, no? Al Milan avevano preso Giampaolo, capito Andrea? Marco Giampaolo, che per me è un buon allenatore, ma forse gli manca qualcosa nell'aspetto caratteriale. Lo sostituì a ottobre del 2019 Pioli e c'era Giampaolo. La società, ecco perché l'aspetto societario è fondamentale, ha costruito
intorno a Pioli non solo una squadra competitiva, ma anche delle convinzioni. Lo ha fatto crescere a Pioli, lo ha fatto diventare un allenatore che può vincere lo scudetto. Ecco perché io non mi immaginerei mai che Maldini o Scaroni o chi che sia facessero registrare i fischi da mandare nello stadio quando c'è una contestazione. Questa è la differenza. Chi sa vincere sa come si fa per vincere. Chi invece non lo sa trova mille modi per proteggere la propria persona. Ecco perché voglio dire, se De Laurentiis e Spalletti insieme a Giuntoli trovano una quadra, una soluzione per far crescere il Napoli l'anno prossimo, devono stare tutti e tre, perché l'unione fa la forza, anche con un Napoli apparentemente meno competitivo nella prossima stagione si possono fare cose importanti, purché si parli chiaro alla gente, purché la gente capisca che c'è un progetto di sostanza. Ci fermiamo adesso, sì, perché è arrivato il momento. Sì, ci fermiamo, poi aggiungiamo un ospite se riusciamo nella parte finale di trasmissione. Nel frattempo siamo sempre aperti a voi allo 081 633 6363. A tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Eccoci qua, siamo tornati in diretta. Andrea, vuoi ricordare i numeri? Così c'è qualcuno subito, che non se lo ricorda. Vai. Facciamo subito 081-636-363 il numero per intervenire direttamente al telefono, altrimenti inviateci un WhatsApp al 339-666-9990, scritto o vocale, sto sia. Allora, che facciamo? Sentiamo qualche messaggio, vediamo, leggiamo, qualcuno. Buongiorno Raffaele, io sono convinto che se il regno di Castelvolturno fosse un po' meno pieno di cortigiani e sviolinatori stonati, tra l'altro, a Napoli si vincerebbe un po' di più. Un saluto a te e ad Andrea, sempre pacati, sempre sul pezzo, ci scrive Francesco, che ringrazio, però posso dissentire da Francesco, perché guarda che i destini di qualcosa o di qualcuno non dipendono dai cortigiani. Se quei cortigiani ci sono, perché li hai voluti tu? Quindi sei tu il tuo destino. Se non arrivi a ottenere qualcosa, non è per colpa di dei quattro strombazzatori o i cagnolini che scodinzolano. No, tu se c'hai le palle, tu ti prendi il pitbull a fianco e lo addestri, perché se addestri il pitbull sa quando ti deve difendere, quando c'è veramente un pericolo. Invece il cagnolino, il barboncino, con tutto l'affetto per gli stessi, perché io amo i cani, ma vai a chiunque, ma non morde a nessuno, capito? Questa è la differenza. Se hai le palle, ti prendi il pitbull e te lo addestri e fai il suo padrone, e lui ti rispetterà e farà rispettare le persone quando lo attaccano veramente. Altrimenti il barboncino, abbaia a tutti quanti. Ti piace questa metà? Inglorioso per i barboncini che meritano. No, non è vero. Ma scusa, ogni cane ha la sua indole, che c'entra? Il barboncino non no, può essere una battuta, nel senso che come il mio Calidù, scusami. Mi dispiace per i barboncini in determinati paragoni con determinati soggetti. Questo ma lo so, sono barboncini, basta. Da amico dei cani. Dai, Ciro, buongiorno. E che succede, Ciro? Ma dove stai? Stai volando? No, fate una cosa, dite a Ciro che avesse una posizione più discreta. Salve, allora Spalletti non ci piace, Gattuso non è buono, Ancelotti non fa per noi, Sarri è troppo volgare, Benitez mo non mi ricordo, io avrei un nome per vincere, o Padater. Scrive Francesco. Giuseppe. Ciao Raffaele, buongiorno. Ciao Andrea, buongiorno. Complimenti sempre per la trasmissione. Grazie. Ascolta Raffaele, io condivido, secondo me Spalletti è un ottimo allenatore e il fatto che abbia ammesso e abbia chiesto scusa è una cosa da apprezzare, certo. Perché chiedere scusa è molto più difficile ammettere le proprie colpe, quindi è qualcosa che va apprezzato l'allenatore, va capito l'uomo soprattutto. Esatto, per quanto esatto. Riguarda il ragionamento dell'asset societario, condivido pienamente. È la vita che lo insegna. La vita è una piramide, purtroppo funziona, c'è chi gestisce, ma bisogna avere anche i dirigenti con le palle per poter ottenere risultati in qualsiasi azienda.
quindi in questo senso qua De Laurentiis si dovrebbe un attimino evolvere un po', altrimenti è triste Venezia, a meno che non fa cerchio, come hai detto tu poco fa, e a quel punto si potrebbe ottenere qualcosa, esatto, di buono, e raggiungere questo benedetto traguardo che questa città, noi tifosi, credo che meritiamo. Detto questo, ti ringrazio, sempre grazie, Forza Napoli. Grazie a Giuseppe con questa telefonata di grande cortesia, correttezza e soprattutto anche propositiva. Noi abbiamo al telefono l'uomo che poi materialmente ha tolto al Napoli la possibilità di essere ancora lì a lottare per lo scudetto, perché è tutta colpa sua, altro che Spalletti, i calciatori, De Laurentiis, i giornalisti di Napoli, è tutta colpa sua, caro Andrea. Ah beh, non è così. Comunque salutiamo il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, buongiorno. Buongiorno, presidente. Se la prendete così vi dico che la colpa è vostra, perché a Napoli quando giocate con l'Empoli pensate alla partita dopo, non alla partita con l'Empoli. In particolare sul 2-0, succede sul 2-0 in pratica. No, non lo so, ora io non lo so, però... Ha ragione il presidente. Io sono vecchio, per cui... mi dovete anche sopportare se ho queste espressioni. Ma che è sempre un piacere parlare con lei. Non è un caso se poi Napoli perde con queste squadre, anche se poi 25 tiri a zero con lo Spezia, e sono quelle cose nel calcio, succedono una su 100, e con l'Empoli non è, insomma, ora sono due partite diverse, l'Empoli ha avuto fortuna su 3 volte, prendiamoci chiaro, perché gli episodi ci hanno girato bene, però insomma abbiamo messo in campo anche le nostre qualità, che sono anche quelle da ricomodare, ecco, essendo ragazzi che vogliono arrivare, che magari hanno questo così entusiasmo. Lei se l'è fatta un'idea, presidente, sul perché il Napoli non è lì adesso? Perché ora, a parte le battute sulla sconfitta di Empoli, ma non è stata solo quella, anche in altre partite il Napoli purtroppo, quando doveva fare il passo in più, si è fermato. Secondo lei perché? Ma guardi, io non mi permetto di dare giudizi del Napoli, perché non è diciamo corretto, tanto più che io ho tanti amici che hanno la responsabilità del Napoli, e quindi non mi sento di esprimere giudizi. Io, cioè, se io gli dico un discorso generale in cui è difficile vincere scudetti a Napoli rispetto a una città del nord, voi mi dovete capire i motivi perché l'ambiente a livello di concentrazione, di equilibrio, è più difficile avere continuità, e soprattutto quando arrivano dei risultati molto positivi come può succedere, e l'equilibrio viene e poi si trasmette, capito? Lo sapete, no? Si va al supermercato, al ristorante in pizzeria, non si può andare, perché l'affetto, la passione sono travolgenti, e l'entusiasmo e la fiducia e anche l'ottimismo, e invece ci vuole altri ingredienti per i come contorni, è molto più difficile, no? Presidente, no, ci sono squadre che costruiscono la stagione per provare ad andare in Champions e incassare i soldi della Champions. Poi ci sono formazioni come il Sassuolo e l'Empoli che in Champions ci vanno praticamente quasi tutti gli anni, basta che vendono qualche calciatore di quelli che piacciono a tanti, e l'Empoli è infarcita di calciatori che hanno mercato. Noi abbiamo dei ragazzi giovani, diciamo, che hanno già fatto bene, sono promettenti, anche possono fare anche meglio, sono in una fase di crescita. Noi si individua subito le cose su cui devono migliorare, e grazie al lavoro dell'allenatore e dello staff i progressi si vedono. Poi, volendo, a Empoli possono anche giocare male qualche partita, sì, perché l'ambiente insomma ce lo permette, quindi sono gli ingredienti. A Sassuolo mi sembra la stessa cosa, se non anche meglio, sì, loro possono puntare anche
a giocatori che hanno uno spessore superiore, perché insomma, ovviamente è una società più importante, fanno un giocatore all'Inter e prendono i migliori giocatori dell'Inter, quindi nel senso come contropartita, quindi hanno questo vantaggio. Ora spererei anche noi Empoli, se solo vende Scamacca prende più di quanto si prende per andare in Champions, quindi. Però detto sì, questo, Scamacca ha avuto un percorso, capito? Non è facile avere Scamacca. Lui è andato all'estero dalla Roma, loro l'hanno ripreso, aveva 18 anni, ha fatto il Viareggio, insomma. Scamacca è un 99, mi sembra, è un percorso che dura 3 anni, e grazie a una società come il Sassuolo, un ambiente sereno, equilibrato del Sassuolo, e soprattutto un allenatore che, o gli allenatori, perché insomma l'ha allenato sia De Zerbi che Terrese, insomma ci sono vari. Scamacca è un altro dei giocatori che si è permesso anche di giocare male qualche partita o di essere anonimo. Allora, tra i nomi di cui si fanno solitamente c'è nell'Empoli Parisi, che raccontano essere di interesse del suo amico De Laurentiis, che l'avrebbe anche contattata di recente per avere qualche informazione in più, visto che l'Empoli si è salvato adesso. Io sparo con Aurelio e si parla un po' di cose, si parla di giocatori, però insomma, non credo in questa fase si possa dar valore all'apprezzamento di un giocatore, cioè, magari fra il mercato, magari fra una settimana di giorni apre, comincia. Io ho questo rapporto come mio direttore con Cristiano Giunto, con cui ci si consiglia anche volendo, sì. E ci si fa anche delle idee sui parametri, perché noi siamo insomma, non abbiamo i parametri che hanno le società importanti come il Napoli, quelle che possiamo avere noi. Ora, io ora scherzavo con un amico della Fiorentina, dico, ma se Torreira costa 15, ma io si scherzo, perché non ho parametri, quanto costa Slani? Sì. Perché Aslani è un giocatore. Aslani è uno che è esploso quest'anno, mentre su Parisi delle idee le avevamo già nella passata stagione. Le esposo sì, tra le mani. Parisi è giocato in Serie B l'anno scorso, quest'anno si è guadagnato piano piano il posto giocando in Serie A, e ci ha convinto tutti, e noi siamo felici di averlo, e spereremo di averlo anche entrando con noi, anche perché noi sinceramente non avremo più l'urgenza di fare una squadra decorosa che non incassare, vendere per forza 3 o 4 giocatori. Ecco, il problema ce n'è anche il Sassuolo, perché c'è 4. Ora, ovviamente i numeri quelli di Sassuolo sono, penso, superiori ai nostri come valore, anche perché è una squadra in cui la maglia ha un peso maggiore. Però insomma, noi siamo lì, cerchiamo di difenderci sul mercato, e abbiamo anche il problema di fare la squadra l'anno prossimo. Ecco. Ma posso fare una domanda invadente? Vai, l'Inter, sì. Allora, l'Inter ve lo lascia, Parisi se lo prende, presidente? Ma guarda, non si arriva a queste, ancora non siamo arrivati a queste, come dire, situazioni. Cioè, siamo nella fase in cui si manifesta un apprezzamento e forse anche un interesse. Ma magari se uno pensa a Parisi, pensa a altri due calciatori con quelle caratteristiche. Ora sinceramente non li vedo, i giovani che possono nei prossimi 7-8 anni giocare poi a alti livelli in quel ruolo lì, perché poi alla fine io insomma ho preso un ragazzo del 2000 che ha grande prospettiva e ha già giocato diverse partite, sia la Cacace che sì. Praticamente è un napoletano. Lei non lo sa, ma l'ho segnalato io a qualche operatore di mercato quando lui giocava ancora a Wellington, quindi diciamo che se Cacace in Italia qualcosina l'ho fatta anche io. No, ragazzo, che noi ci si pensa che non avendo anche fatto settore giovanile importante, che abbia
è un grande atleta, un gran piede, fisicamente è fortissimo, è affame, per cui considerando le cose sta acquisendo, sta prendendo, ecco, ci vediamo in prospettiva. Ecco, poi noi è stato un, come dire, una combinazione, aver preso questo ragazzo perché avevamo bisogno lì, alla fine abbiamo fatto uno sforzo economico rispetto ai nostri equilibri un po', insomma, sì. Vabbè, lui sarà il futuro esterno sinistro quando sarà ceduto Parisi, perché immagino che se ci sono così tanti interessi su Parisi, come fa a trattenerlo all'Empoli? È difficile, no? È difficile. Però è ovvio, bisogna essere tutti contenti, chiaro. Certo, non è che lo deve regalare, ci mancherebbe. No, io siccome vedo anche a livello in Serie A ci sono veramente dei campioni in varie squadre, però insomma quello a 30 anni, l'altro a 32, sì. Se poi uno si deve un attimino rinnovare. L'Inter Kolarov ha 36 anni, vabbè, io non D'Ambrosio 33, D'Ambrosio è un campione, secondo me. Prima tutto di modestia, e dalla modestia poi ha costruito questi valori di calciatore. Presidente, un'ultimissima domanda: ma sarà sempre Andreazzoli l'allenatore dell'Empoli? Andreazzoli è il nostro allenatore, il nostro maestro. Benissimo. Quindi spero che ci sia le condizioni per continuare. Intanto la ringraziamo soprattutto grazie per aver accettato il nostro invito. Forza Napoli e Forza Empoli, che sono due società. E forza a tutti i miei amici di Napoli, le persone benissimo che ho la fortuna di conoscere, compreso voi. Grazie presidente, siamo onorati di tutto. Grazie, questo. Grazie presidente. E ci sentiamo presto. Abbiamo rubato qualche minuto a Gianluca Gifuni, che ci perdonerà, ma abbiamo avuto il presidente proprio sul filo di lana ed era giusto sentirlo fino alla fine. Ora ce ne possiamo pure andare. Sì, dopo aver salutato Tony Molà alla parte tecnica, tutti voi che ci avete seguito, vi ricordo che domani torniamo puntuali a mezzogiorno e ringrazio e saluto Raffaele Auriemma. Ciao Raff. Ciao Andrea, domani ora Gianluca Gifuni con Marte Sport Live e chissà cosa ha preparato nel suo menu. A domani.